Ciao ragazze, allora come vi ho scritto su Facebook, questa settimana ho ricevuto un pacco dalla Blush Professional e all'interno ho trovato una palette di ombretti da 88 colori. Io già ce n'ho una ed ho questa qui della Frôlin 38, quindi ho deciso di regalarla a voi. Magari per tutte le ragazze che erano curiose di provarla, c'è la possibilità insomma di vincerla con questo giveaway. E vi volevo ringraziare in particolare per tutto l'affetto che mi date, tutti i commenti che mi lasciate sia su Facebook che qui su YouTube. Voglio ringraziare tutte le nuove iscritte, davvero non me l'aspettavo proprio, quindi io vi mando davvero un bacione grande. Allora, vi voglio far vedere la mia, che non ha niente a che vedere con la vostra, cioè questa qui è un po' scrausa, come potrete notare, cioè è nera, molto semplice, il packaging è lucido e rimangono tutte le ditate, come potete vedere. E dietro porta la scritta Frôlin 38. Si apre, insomma, aspettate che avendo le unghie lunghe non riesco. Ecco, si apre in questo modo e questi sono, insomma, i colori. È una palette da 88 colori, all'interno ci sono sia ombretti matte che shimmer, però devo dire la verità, questa qui sempre l'ho ricevuta tramite una collaborazione con questa azienda e ho pagato solo le spese di spedizioni, ma devo dire la verità, non è granché, e ve l'ho recensita anche sul mio canale per le ragazze nuove. Trovate la recensione di questa palette sul mio canale, oddio santo. Ok, e non è granché, non scrive tantissimo. Tutti gli ombretti, insomma, hanno bisogno di una base cremosa sotto perché sennò non si vedono proprio, cioè non è granché. Mentre questa, quella lì vostra, non perché insomma la do a voi e mi voglio fare la buona, ma veramente mi ha fatto un'ottima impressione. Ma già, allora, innanzitutto, come mi è arrivata in questa scatola bella robusta, poi l'ho trovata tutta imbottita di Pluriball. Sia con questo foglio, insomma, di Pluriball. Poi ho trovato lo scatolo e all'interno un altro coso di Pluriball per proteggere la palette. Questo è lo scatolo, che praticamente c'è il nome dell'azienda, Blush Professional, che comunque vi lascio giù il link di questa azienda nell'info box, lo potete trovare, che vedete un pochettino tutti i prodotti che tratta, e tiene un sacco di queste palettine qui. Questo è l'88 colori, ombretti, e dietro porta, come potete vedere, insomma, gli ingredienti, ha una scadenza di 12 mesi e qui troviamo tutte le indicazioni dell'azienda, è un'azienda inglese. E vi faccio vedere insomma la palette. È uscita, però all'interno vedete portava questo foglio, quindi l'imballaggio è davvero super. Questa è la palette. Come potete vedere, il packaging è satinato. Poi porta il nome dell'azienda, il nome della palette, così messe insieme, insomma, tra tutte le palette, capite anche che palette è, perché sta scritto 88 colori. Dietro porta un adesivo con ancora una volta, insomma, gli ingredienti, la scadenza e i dati dell'azienda. A differenza di quella lì della Frôlin, questa qui tiene il pulsantino, che è una cosa molto utile soprattutto per le ragazze che hanno le unghie lunghe come me e non ci stanno 3 ore. Porta salva, insomma, la copertura, e questa è la palette. Non l'ho swatchata, però si vede in primo acchito che mi ha fatto queste palette. Ho detto, wow, che bei colori vibranti! Perché io sinceramente pensavo che queste palette qui, insomma, erano standard, cioè erano sempre così. Mentre questa qui ho trovato proprio i colori molto più accesi rispetto alla Frôlin, che se riesco vi voglio fare un paragone. Aspettate, no, non si capisce sta caspita di palette, 3 ore per aprirla. Ce la posso fare. Allora, questa è la mia. Non voglio distruggervi la vostra, sinceramente, non voglio fare danni. E questa è la vostra. Purtroppo dalla webcam non rende bene. Però vi posso assicurare che i colori sono più forti, più intensi. Vedete?
Non so se si può notare, ma pure i verdi, oppure i colori shimmer sono molto più brillanti, cioè non c'è proprio paragone. Questi qui, gli shimmer non si notano proprio. No, gli ho fatto la foto su Facebook, ve l'ho messa, penso che si può notare. E insomma, vi ripeto, mi ha fatto un'ottima impressione e ho pensato, di, regalarla a voi, per farvi comunque provare questo prodotto, magari per le ragazze che volevano provarlo, eccetera, eccetera, una di voi ha la possibilità di vincere questa palette. Tra l'altro, l'ho vista a molte ragazze straniere, insomma, qui su YouTube, inglesi o americane, che hanno questa marca qui di palette. Sia queste qui da 88 colori che da 100. Poi ho visto quella per il contouring, che è pure interessante. C'è da devo vedere soltanto se i prodotti sono in polvere o in crema. Insomma, spero che vi può far piacere. L'ho fatto davvero con il cuore. Insomma, questa palette era destinata a me. L'azienda non è che mi ha detto fai un giveaway, ma a me non mi interessa proprio. Non ho firmato nessun contratto e con i prodotti che mi mandano faccio quello che voglio. Se posso dare la possibilità a voi, a una di voi, di farla provare, che non c'è, che non ha ancora avuto modo di provarla, io ce l'ho perché me la devo tenere per me. Non mi sembra, insomma, bello. E questa è la palette, ragazze. Ve le imballo ben bene. E niente, diciamo, le regole sono sempre le stesse: essere iscritta al mio canale, lasciare un massimo di 5 commenti, mettere mi piace, insomma, sotto a questo video e mettere questo video tra, insomma, i preferiti. Questo giveaway durerà 1 mese, troverete tutto scritto nell'info box. Io vi prego, andate a vedere l'info box perché lì troverete anche il nome della vincitrice, che sarà estratta tramite random.org. Ve lo dico perché in passato una ragazza aveva vinto un giveaway, non so, non è andata a vedere perché non ha avuto più sue notizie e praticamente ha perso, insomma, il premio. Ho fatto una nuova estrazione, ho contattato di nuovo, l'ho contattato io personalmente la ragazza perché ho visto che nessuno mi cagava e insomma, ha vinto un'altra ragazza. Se la ragazza in questione andava a vedere il giveaway, perché io lo dico sempre, cioè se andava a vedere il giveaway, se andava a vedere giù nell'info box, magari mi contattava. Io do sempre 3 giorni di tempo e poi procedo con una nuova estrazione. Questo è per farvi capire che l'info box in questi casi è importante, o anche in altri casi dove potete trovare tutte le varie informazioni. E niente, ragazzi, io vi mando un forte bacio, ma non vi ho fatto una testa tanta di chiacchiere. Comunque vi ripeto, mi ha fatto un'ottima impressione sta palette. Spero che vi piace. La vincitrice mi deve assolutamente far sapere com'è, perché sono curiosa e ovviamente non l'ho svozzata, però in primo acchito ho detto wow, che colori vibranti e diversa dalla mia. E niente, vi mando un bacione grande, ragazze, ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!